C'è una nuova forma di tifo politico, quella del bovino plaudente, che non ragiona, non pensa, o applaude o insulta. Avete presente la claque televisiva, no? Quelle persone convocate per fare da spettatori durante le trasmissioni. Loro sanno che devono sempre esagerare. Qualunque cosa dica il conduttore, signore e signori, buonasera, ha detto buonasera, gentile, bravo. Pensate, signori, è passata una settimana e siamo ancora tutti insieme. Bravi, hai il senso del tempo, geniale. La reazione di questo pubblico è quella del piccolo segaiolo alla festa delle medie. Qualunque cosa avvenga è un miracolo, anche per le cose più banali. Ecco qua, questo signore si chiama Osvaldo. Bravo, ha detto un nome con la O. Difficile da trovarci. Sì, però calma, perché il signor Osvaldo, pensate, ha 97 anni. Il pubblico salta in piedi, applaude in piedi. Quando uno è vecchio, saltano in piedi, applaudono Tutankhamon. Il vecchio si guarda intorno spaesato, perché si vede a occhio che preferirebbe starsene a casa sul divano a sbavare in santa pace, alla faccia del lemure sorpreso dagli abbaglianti, e si è segretamente cagato addosso. Il pubblico lo porta in trionfo mentre lui tenta a fatica di vincolarsi dall'angelo della morte che gli volteggia sul groppone. Il conduttore insiste con le domande e incalza: allora, come mai non è ancora morto? Com'era l'Italia quando lei era giovane? Com'erano le donne? Come si vestivano? Il vecchio, dopo avere sgranato gli occhi che in confronto Mara Carfagna è cinese, elabora una risposta. E la risposta è: ah! Il pubblico salta in piedi, porta in trionfo il ricoglionimento galoppante. Il mondo approva. Red Box! Ogni giorno i giornali ci spiattellano sulla scodella la sbobba informativa di 3 o 4 notizie. Noi discutiamo incarogniti su quelle 3 o 4 notizie e questo forma la nostra visione del mondo. Ma quale visione possiamo avere se discutiamo tutto il giorno dell'appartamento di Fedez o dell'acquisto di Cristiano Ronaldo? È chiaro che bisogna imparare a leggere meglio tra le righe anche dei titoli, perché c'è un codice da Vinci nascosto nel giornalismo italiano. Per esempio, tempo fa la Repubblica ha fatto uscire 2 titoli che secondo me sono molto sospetti. Uno dice: ecco perché gli arbitri controllano la biancheria. L'altro dice: il significato della barba di Ronaldo. Come abbiamo fatto a vivere tutti questi anni senza porci questi quesiti filosofici fondamentali per la nostra esistenza? Io sono rimasto molto colpito quando è uscita quella notizia del pullman di Pellegrini che hanno arrestato l'autista. Non so se vi ricordate, denunciato autista polacco alla guida del pullman di Pellegrini da Lourdes. Guidava in stato di ebbrezza. Lui ha provato a spiegarlo che non era ebbrezza, era estasi, ma non gli hanno creduto. Però poi è avvenuto il miracolo. I pellegrini si sono tutti inginocchiati sull'asfalto perché c'è stato il miracolo. La coppa dell'olio si è messa a piangere. Queste sono cose che dobbiamo chiederci per capire meglio la vita, e soprattutto dobbiamo ascoltare la prossima canzone dei Cugini di Balasso. Perché chi ha i denti ha anche il pane. Volano fendenti in questo parterre di rane, spappolate nella mente, l'unica opzione del presente è il ritiro. C'è troppa ansia in giro, troppa ansia in giro. Psicopatia siepate a presidiare fragili cervelli. Sono tutti fragili e belli, sono tutti fragili e belli, sono tutti fragili e belli. C'è troppa ansia in giro, cantano i Cugini di Balasso, e noi siamo qua per dare risposte alla popolazione spaesata. Chiamate il numero in sovrimpressione, fatemi qualsiasi domanda e io vi darò una risposta qualsiasi. Per filtrare le telefonate mi avvalgo del mio Fat Phone Assistant. Aspetta che lo accendo. Ehi, Fat! Vaffanculo!
Si non è ancora settato bene, eh. Fat, filtrami le telefonate. Filtratele da solo, fa cocero. Passami ste telefonate o ti strappo i led. Pronto? Pronto? Pronto. Io mi sento giù. E perché? Non lo so. Se non lo sa lei. Ma è lei lo specialista? No, a sentirsi giù lo specialista è lei. Ma lei non è quello che risolve i problemi della gente. Sì, ma lei non è la gente. Ma io mi sento giù. E perché? Non lo so. Usciamo da questo loop. Io sto male, potrei fare un gesto estremo, eh? Tipo iscriversi al PD. Lei sottovaluta il mio problema. Il suo problema è che lei sopravvaluta il telefono. Pronto, chi parla? Sono seriamente preoccupata. Ieri ho scoperto che mio nipote stava guardando un porno sul mio telefono. E come mai? C'era un porno sul suo telefono. Quelli saranno cazzi miei, scusi. La frase è eloquente, ma lei lascia libero accesso al suo telefono pornificato. Ero andata a cagare, sono bastati 5 minuti. Tutto chiaro, ma qual è il problema? Beh, volevo sapere se questo lascerà dei strascici nella sua giovane mente. Le ha fatto domande? Ovvio, c'era una fregna a 4K che inglobava il pomello del cambio di una Saab. Mi ha chiesto cos'era. Ho detto che era roba scientifica. Ottima risposta. Comunque, visto che nei film normali vede gente che muore sparata, non credo che un'immagine di sesso possa sconvolgere la mente del bambino. Bambino? Sì, suo nipote. Quanti anni ha? 42. Alla faccia dello svezzamento, ne avrà viste di passere in vita sua. Ho l'impressione di no. Cosa devo fare? Gli regali subito un abbonamento a YouPorn. Grazie. È il momento della propaganda. La pubblicità si fa perché gli artisti costano molto. Gli artisti costano perché si drogano e devono sostenere pesanti divorzi. Adesso vi facciamo vedere un bello spottone per convincervi a comprare qualche puttanata inutile e dimostrare che avete la forza di volontà di un verme. Compra le nostre automobili. Esse avanzano su ruote gommate e grazie al volante intelligente, se giri a destra la macchina va a destra, se giri a sinistra la macchina va a sinistra. E grazie ai pedali a induzione logica, se pigi il freno, frena, se pigi l'acceleratore, accelera. Stare dentro la carrozzeria della macchina ti dà l'impressione di essere in una corazza lucida e colorata, dentro la quale puoi ascoltare la tua musica o offendere le persone. Azionare i comandi della macchina ti dà l'illusione che finalmente c'è qualcuno che fa quello che dici tu, e quando acceleri hai l'impressione di essere potente e scattante, non come quando fai footing che tenti uno scatto e il nervo sciatico va a sciare. Guidare la nostra macchina non ti rende una persona migliore, ma a te piace pensarlo. E allora, perché contraddirti? Acquista le nostre macchine, anche se sei una nullità. Noi non te lo diremo mai. Non so se avete notato che nei film e nelle serie televisive la droga la chiamano droga. Ma nella realtà, quale pusher spaesato telefonando direbbe: ehi, è arrivata la nuova partita di droga? Chi al bar a voce alta direbbe mai: dove hai nascosto la droga confezionata con un pacchetto anonimo? Nella realtà non succederebbe, ma noi siamo convinti che i film e le serie televisive siano la realtà, se no voteremmo per gente molto diversa. Leggiamo qualche news che ci apra la mente. Un finanziere, spacciandosi per infermiere, smaschera una donna che prendeva 16.000 euro l'anno fingendosi disabile. Ecco, quando diciamo prima gli italiani, dobbiamo pensare che gli italiani sono anche questa roba qua. Ma poi la donna ha denunciato il finanziere perché si era spacciato per infermiere, ma non lo era. Afghanistan 2016. Sawad e Jamila mettono al mondo un figlio che nasce con uno strano ciuffo di capelli biondi in testa e gli mettono nome Donald Trump. Cioè, quando sono nato io avevo un caspio di capelli ricci già in testa, eh? Volevano chiamarmi Jimi Hendrix. Ehi, Fat. Dimmi, merda. Filtriamo un paio di telefonate. E che palle. Pronto?
Pronto, qual è il problema? Il mio vicino butta sempre le bucce della frutta nel mio giardino. Gli ho chiesto più volte di non farlo, ma mi ride in faccia. Parcheggia davanti al mio garage, io non riesco a entrare. Lascia l'immondizia sulle scale. Vorrei rivolgermi alla giustizia, ma sono le solite liti condominiali. Come mi devo comportare? Lo uccida. Grazie. Arrivederci, siamo qua per risolvere problemi. Pronto. Buongiorno, io sento il bisogno di una voce amica che sappia dare calore umano. Ha sbagliato numero. Arrivederci. Meglio di no. Pronto, chi è? Io ho un problema. Sono Sinti e ho votato Salvini. Sì, lei ha un problema. Ci credevo, capisce? Ma adesso ho paura. Il suo problema è la sua testa. In che senso? Nel senso che essere Sinti e votare Lega è come andare in macelleria a comprare il tofu. Arrivederci. La ringrazio. Per una questione di privacy, Red Box finisce qua. Vi diamo appuntamento alla prossima, non prima di avervi lasciato col nostro opinionista che oggi parlerà di vaccini. Riguardo ai vaccini vorrei dire una parola chiara e precisa, perché quando si parla di vaccini non si dice che io vengo a casa tua e ti cambio e tendi la finestra, si dice di, al di là di ogni ragionevole dubbio, sgombrare campo degli equivoci e stare fuori dal teatrino della politica, rimboccarsi le maniche tutti quanti insieme, stare tutti intorno a un tavolo, perché tutte le componenti della società devono partecipare, a partire dai sindacati a Confindustria, dai piloti d'aereo ai rider, dobbiamo dire tutti insieme una parola e rimboccarsi le maniche, tanto o sappiamo che tutti gli italiani hanno un scopo comune, e cioè indipendenza del Veneto, insomma. Questo c'ha il tatuaggio che parla di coraggio, però è in attesa d'avventura, lavora l'autolavaggio. Quella sogna allo specchio un principe Ranocchio, però al momento fa spumoni un tipo di Montecchio, astuto rampicante dall'eloquio spumeggiante, fantastica blu chip intanto fa rappresentante. Vite provvisorie, racconti senza storie, tutti si sentono di passaggio, tutti si arrangiano la meno peggio. Quest'altro non si adatta, che di lavoro schiatta, poi pensa al bangla nel pavè, rimette la cravatta. La tipa che prova emozione, che crede nelle persone, se i ladri le entrano in casa, diventa un fascistone. Il timido giramondo che chiede scusa al mondo, bastona il capotreno per un viaggio con lo sconto. Vite provvisorie, racconti senza storie, tutti si buttano sull'uomo a terra, tutti si esaltano per la guerra. Steso sulla stuoia, sta già tirando le cuoia, l'ultimo briciolo di pietà, e tutti aspettano che muoia. Il prete non ci crede, che quando muore vede tutti quei santi miliardi di santi a ritrovo della fede. Quell'altro implora un segno scolpito dentro il legno, ma c'è scritto Made in China, nel profitto venga il regno. Vite provvisorie, racconti senza storie, gente che ha votato per un altro risultato. È già quasi l'aurora, il poker lo divora, lui spera di non vincere per rigiocare ancora. Tra i futuri fatti scelti si raccolgono i perdenti, al circolo mediocri sono tutti combattenti. E se nella suburra trionfa la gazzarra, i vincitori hanno tutti la stessa faccia da camorra. Vite provvisorie, racconti senza storie, bocce ferme, mele col verme, spari sulla folla inerme. E già la misera flotta sta sulla nuova rotta, tracciata con il sangue, 100.000 morti a botta. Non tiene più il cancello, le porte di Massello, già scricchiolano i colpi delle tasse del martello. Bambini demotivati, ma tutti vaccinati, vanno a scuola di menzogna nel villaggio dei dannati. Vite provvisorie, racconti senza storie, mafie, calzoni, bombe dai droni, non ci sono paragoni. Le vite della gente non contano mai niente, ma esplodono come una bomba molto poco intelligente.